Amici del Portale del Verde, eccoci qui oggi a parlare di lei, la Dahlia. Allora, come vedete, questa è una pianta un poco sofferente, l'ho vista lì su uno scaffale del supermercato, povera. Era rimasta l'unica, molto sofferente, e, insomma, non ce l'ho fatta a non portarla a casa. Tante volte, come ho parlato spesso in altri video, le piante del supermercato purtroppo sono delle piante ottime da una parte, dall'altra subiscono dei, tra virgolette, maltrattamenti dovuti al fatto che comunque in un supermercato c'è un po' di tutto, colpi di freddo soprattutto nelle porte di entrata, anche perché queste piante le troviamo sempre all'inizio del nostro tour, prima di fare la spesa. E quindi magari di fronte anche a un bancone frigo, queste piante, diciamo così, subiscono veramente questi sbalzi di temperatura che le portano dopo, come vedete, a essere veramente molto sofferenti. Pianta originaria del Messico, la Dahlia, appartenente alla famiglia dell'Asteraceae. Una pianta che va in fioritura in estate. Ecco che già qui capiamo che in questo momento è aprile, sono i primi di aprile, le troviamo nei nostri bei supermercati o dei fioristi pieni di fiori, qualcosa non va. Vuol dire che queste sono piante comunque che sono state forzate, la fioritura è stata accelerata. Quindi il primo anno noi dobbiamo avere un po' di pazienza, perché questa pianta molto probabilmente non riuscirà a fiorire nell'estate perché ha già fiorito. Quindi dobbiamo fargli prendere il giro giusto. Dobbiamo andare a dare delle condizioni ottimali alla pianta così da potersi riprendere e soprattutto per l'anno successivo essere puntuale con le sue generosissime fioriture. Fioriture che possono essere semplici o doppie. I colori della Dahlia veramente spaziano, tranne il blu, che è uno dei colori che insomma in natura difficilmente si trova. Tutti gli altri colori bene o male li troviamo, perciò il giallo, l'arancione, il rosso, il bordeaux, il viola, come in questo caso, è una pianta che si presta molto a colorare i nostri giardini. La possiamo mettere nelle aiuole come bordura, la possiamo mettere in vasi, tinozze, la possiamo tenere anche in appartamento, anche se soffre un pochino. Comunque è una pianta che con le dovute attenzioni si può tenere anche in appartamento, perciò coltivarla anche in vaso. Diciamo subito che l'esposizione deve essere un'esposizione soleggiata, una pianta che ama il sole e ama le bagnature regolari, frequenti. Vuol dire che durante la fase vegetativa e soprattutto di fioritura la pianta necessita di bagnature costanti. Dobbiamo sempre controllare col dito che la terra sia umida, non fradicia, attenzione, perché questa è un bulbo e quindi come tutti i bulbi soffre tremendamente il ristagno idrico, che è il problema numero uno della maggior parte delle piante. Poche sono le piante che sopportano il ristagno idrico. Questa è una di quelle che proprio non lo tollera. Quindi, se andiamo a fare un rinvaso, per dire, assicuriamoci sempre sul fondo di mettere del materiale che potrebbe essere l'appiglio vulcanico, anche della semplice sabbia, comunque qualcosa che possa drenare. E attenzione ai sottovasi, se li mettiamo, accertiamoci sempre che siano vuoti d'acqua, servono proprio per raccogliere le gocce in eccesso, oppure mettiamo del ghiaietto così da poter appoggiare sopra il vaso e evitiamo che le radici che fuoriescono dal vaso possano entrare in contatto con l'acqua, oppure l'acqua risalire all'interno del vaso attraverso i fori che ci sono sotto. Ricordiamoci sempre di andare a ripulire la pianta di tutte quelle che sono le parti secche e sfiorite. Quindi bisogna usare un po' il sistema che si utilizza con i geranni piuttosto che con le sorfigne. Si va a togliere il fiore appassito e la foglia. Perché? Innanzitutto stimoliamo la crescita e la fioritura di nuovi fiori, ma soprattutto andiamo a evitare, prevenire quello che è una delle malattie più classiche della Dahlia, ovvero le muffe e di conseguenza parassiti come potrebbero essere gli afidi. È una pianta che ha bisogno, perciò, quando andiamo anche a metterla a dimora, di essere distante dalle altre piante, perché più sono vicine alle piante e più favoriscono così l'insorgere appunto di malattie fungine, parassiti e quant'altro. Dicevamo di tenerle distanziate. Quanto vanno tenute distanziate i bulbi? Allora, diciamo che le varietà nane, che sono quelle che non superano i 50 centimetri, possiamo tenerle distanziati 30-40 centimetri fra di loro i bulbi. Le varietà invece, quelle più alte, quelle che arrivano addirittura quasi a un metro, ecco che lì dobbiamo tenere quasi appunto un metro di distanza. Quindi dobbiamo tenerle distanti quasi più o meno quanto l'altezza che raggiungono. Questo permette appunto di far sì che la
pianta prenda anche la luce necessaria, ci sia più aria sotto, non insorgano malattie, soprattutto vicino al colletto. E quando noi appunto la teniamo in vaso, dobbiamo sempre andare a togliere quelle foglioline che ci sono sotto alle altre, come potrebbe essere questa, che sono foglie secche. Andiamo a rimuoverle, le puliamo perciò la nostra dahlia, come in questo caso vedete questa è una foglia che non serve più a nulla, ma serve soprattutto invece alle malattie per potersi così propagare in fretta. I bulbi vanno messi a dimora fra marzo e gli inizi di maggio. È una pianta che una volta che è sfiorita una potatura sicuramente non gli fa male, anzi fa sì che la pianta non si indebolisca troppo e perciò possa entrare nell'autunno in una condizione migliore. L'anno prossimo troveremo puntualmente la nostra bella dahlia lì che ci avvisa che la primavera sta arrivando, perciò la vedremo spuntare, e soprattutto in estate troveremo questi meravigliosi fiori che appunto danno così gioia, colore al nostro balcone, al nostro terrazzo, o meglio ancora al nostro giardino. Quando andiamo a mettere a dimora la nostra dahlia, assicuriamoci che il terreno sia un terreno soffice, drenante. Questa è una pianta che odia, dicevamo, i ristagni idrici, perciò tutti i terreni compatti e argillosi non vanno bene. Andiamo a miscelarla con della sabbia, con dell'apilo vulcanico, con dell'agriperlite, andiamo a mettere qualcosa comunque nel terreno che faccia sì che l'acqua possa drenare bene, ma soprattutto che le radici possano respirare. In ultimo, parlando ancora delle malattie, dicevamo prima che è una pianta che soffre le muffe, gli afidi, e si dice sempre che prevenire è meglio che curare. Cosa si può fare nella prevenzione appunto di questi parassiti? Utilizzare il macerato di equiseto è un buon sistema. Nella descrizione di questo video vi lascio il link dove potete vedere come poter fare in autonomia il macerato di equiseto. Chi non lo può fare perché non lo trova in natura o perché non vuole sbattersi più di quel tanto, lo trova anche in commercio. Un trattamento perciò preventivo con il macerato di equiseto è consigliato e ben gradito dalla nostra dahlia. Io come sempre spero di esservi stato utile con questo video, vi invito a mettere un bel pollice all'insù, ma soprattutto iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto. Ciao, alla prossima!